come i vedenti imparano prima a scrivere con la penna e poi iniziano ad utilizzare un PC, uno smartphone, allo stesso modo un non vedente inizia ad utilizzare il braille, quindi con il classico punto e ruolo, e poi man mano inizia ad utilizzare le nuove tecnologie. Quindi il braille ancora oggi è fondamentale in questo luogo istituzionale che è la Sala Giunta del Comune di Napoli. Per questo ci teniamo a organizzare questo evento, per sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni scolastiche e tutte le istituzioni sull'importanza di questo metodo così antico ma così attuale. Il braille continua ad essere il sistema di comunicazione privilegiato per i non vedenti e gli ipovedenti. Questo sistema però va coniugato assolutamente con le nuove tecnologie. Attraverso questa sinergia, attraverso questa integrazione, noi possiamo realizzare dei percorsi di reale inclusione. Oggi noi vogliamo discutere, confrontarci, riflettere su quali possono essere gli strumenti di percorsi di una reale inclusione, che quindi guarda alle conoscenze costruite e consolidate attraverso questi 200 anni, ma soprattutto guarda al progresso e quindi guarda all'utilizzo delle nuove tecnologie proprio in funzione di questo sistema di comunicazione. Una tavola rotonda a Palazzo San Giacomo, aperta a tutta la cittadinanza per confrontarsi sull'importanza del Braille, il sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per i non vedenti ed ipovedenti nell'era tecnologica. Dopo quasi due secoli, questo strumento di comunicazione infatti risulta ancora fondamentale per la partecipazione alla vita sociale dei cittadini con disabilità visive, circostanza emersa chiaramente dal dibattito, grazie anche a testimonianze e spunti di riflessione sulla cultura dell'inclusione delle persone ipovedenti. Sull'iPhone esiste proprio un sistema, è già implementato, come dicono i tecnici, è già implementato nel sistema operativo, c'è una modalità per cui uno, invece di impostare la tastiera normale, imposta la tastiera Braille e scrive toccando sullo schermo come fosse in corrispondenza dei punti Braille. Ma questo perché il Braille è una invenzione geniale, perché ricorda moltissimo, con 200 anni di anticipo, il byte dei computer. Il bit è spento o acceso, il Braille è punto che c'è, punto che non c'è, è esattamente la stessa cosa, per cui è veramente da questo punto di vista una innovazione, se pensiamo che è stato creato 200 anni fa, che ha dato la cultura, l'alfabetizzazione, il lavoro, la libertà a milioni di ciechi nel mondo, e non solo di ciechi, anche di ciechi con altre minorazioni aggiuntive, per esempio i ciechi e sordi. Quindi è un sistema che dobbiamo tutelare e difendere. Bene ha fatto il Parlamento italiano a fare questa legge di tutela e di difesa, un po' meno bene ha fatto quando non ci fornisce un centesimo di risorse per poter realizzare questa giornata del Braille con qualche energia in più e con qualche supporto in più. Questo di oggi penso sia uno dei migliori modi, ringraziati credo il Comune di Napoli, la nostra sezione territoriale, il nostro consiglio regionale.